stiamo vivendo, anzi non stiamo più vivendo, una Sicilia che è stata alterata, è stata massacrata, è stata abbandonata, buttata nell'immondizia. I nostri amministratori, il nostro Parlamento non ha più a cuore questa terra, ma da molti anni. E viviamo anche un contesto di opposizione inesistente. Oggi opposizione e governo fanno l'amore insieme alla faccia dei siciliani, e questo non sta più bene. I movimenti civici si muovono, il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di volere fare tanto, ma nel momento in cui serviva prendere quella decisione, mandare a casa tutti quanti, si sono tirati indietro. Abbiamo sentito la necessità di un gruppo di imprenditori, di uomini della strada, cittadini comuni, professori universitari, professori di accademie di belle arti, metterci insieme, perché avevamo necessità di dire che questa Sicilia non l'ha ereditata nessuno di questi signori. Nemmeno i loro figli ne dovranno godere, perché oggi la politica, i nostri politicanti, i nostri amministratori non fanno altro che sfruttare questa loro opportunità tenendoci in piena emergenza, tenendoci alla fame, e naturalmente loro godono di questo privilegio trasmettendo questa sorta di eredità della poltrona ai loro figli, e questa non sta più bene. Oggi ho voluto, oggi ormai un paio di mesi che Sicilia in HD si è proposta, diciamo, al territorio siciliano a partire da Palermo con una manifestazione, ci siamo costituiti, il movimento è attivo e pronto, e cominceremo a parlare intanto di progetti che possono essere attuati nell'immediato, senza bisogno di essere seduti in nessuna sede, senza bisogno di essere né presidente né sindaco né assessore. Si possono presentare progetti alla comunità europea fatte da imprese collegate con altre imprese di altri paesi. Questo potrebbe essere una dimostrazione di lavoro concreto, di gente che ha voglia di fare. E allora noi iniziamo in questo modo, ma dall'altra faremo anche una sorta di gruppo che si muoverà anche a controllare quello che accade dentro le istituzioni. Un po' quello che facciamo noi giornalisti, quelli di andare a vedere cosa ci raccontano, perché ormai sono diventate delle fiabe, quelle cose che ci sono, chiaramente le fiabe a brutto fine, non a lieto fine, che ci raccontano i nostri amministratori. Allora noi come Sicilia HD saremo lì a guardarli, a non farci prendere in giro e soprattutto a contestarli in maniera determinata, proprio perché oggi loro ci hanno veramente condannati alla morte più assoluta.